Ciao, sono Fabio Silver e questo è Fabio Silver News. Oggi parliamo di un curioso momento di gelosia di Meghan Markle. Non perdete. Prima di cominciare iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati. Anche un like per noi è molto importante. Seguitemi anche sui miei social e sugli altri miei canali. Troverete tutti i link in descrizione. Grazie mille. La gelosia in campo, il piccolo incidente di Meghan al torneo di polo. In una recente apparizione pubblica che ha visto protagonisti il principe Harry e sua moglie Meghan Markle, si è verificato un episodio che ha suscitato l'interesse dei media e del pubblico. Durante il Royal Salute Polo Challenge, un torneo di polo tenutosi a Miami, la coppia reale ha mostrato una forte complicità, sfatando le voci di una presunta crisi coniugale. Tuttavia, un piccolo incidente ha catturato l'attenzione delle telecamere e dei presenti. Mentre Meghan saliva sul palco per premiare il marito e la sua squadra, vincitori dell'evento, ha avuto un gesto che è stato interpretato come un segno di gelosia. Dopo aver consegnato il trofeo a Harry, Meghan ha chiesto a una donna, che si trovava vicino al principe, di spostarsi al centro del gruppo. Con fermezza ha insistito affinché fosse lei a stare accanto a Harry, creando un momento di tensione palpabile. Il principe Harry, visibilmente imbarazzato, ha cercato di gestire la situazione con diplomazia, mantenendo l'armonia tra i partecipanti e cercando di ridurre l'imbarazzo generale. Questo episodio ha sollevato discussioni sui social media e tra gli esperti di etichetta reale, con molti che si interrogano sulla pressione mediatica che la coppia deve affrontare e su come questa possa influenzare il loro comportamento in pubblico. Nonostante l'incidente, il torneo di polo è stato un successo e ha permesso di raccogliere fondi per una causa benefica, dimostrando ancora una volta l'impegno del principe Harry e di Meghan Markle verso le attività filantropiche. La coppia continua a lavorare per promuovere iniziative sociali e a sostenere organizzazioni non profit, nonostante le sfide e le critiche. In conclusione, l'episodio al torneo di polo ci ricorda che, nonostante la loro posizione e il loro status, Harry e Meghan sono esseri umani soggetti a emozioni e reazioni spontanee, proprio come chiunque altro. La loro capacità di navigare tra doveri pubblici e vita privata rimane un argomento di grande interesse per il pubblico e la stampa internazionale. La notizia per il momento è solo per il momento, termine qui. Se non l'avete ancora fatto, questo è il momento giusto per iscriversi al canale. Attivate anche la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati e non perdervi neanche un video. Seguiteci anche sugli altri canali e sui social. Troverete tutti i link in descrizione. Lasciate anche un like e un commento, ci aiuterà ad indicizzare meglio il nostro canale. Grazie mille del sostegno. A questo punto io vi auguro una splendida giornata. L'appuntamento è sempre per la prossima notizia. This beautiful trophy. And once again, put your hands together for Santa Maria, Rosemary, Jenny Bob, the superstars of both the contestants, and Mr. Michael Murray. And now, of course, we thank you to the contestants for presenting the trophy. Thank everyone who's been a part of such a fantastic competition today. Thank you very much. Such a great day here at the Tigers Power Cup. Again, a big thank you to all those who provided horses to the